Ma non lo sappiamo. Allora, iniziano ad arrivare tanti messaggi sul toro. Ci perdonerai, Francesca, se ci dedichiamo naturalmente alle cose granata. Allora, un amico che non si firma dice: grande prova di Cerci, e si ricollega a quello che diceva Paola, sempre dubbiosi sulle sue qualità. E questa è una domanda che probabilmente fanno a me in particolare, anche a Silvia che il giovedì esprime. Fra l'altro, Silvia, facciamo un saluto molto particolare questa sera. È un momento un po' così, quindi Silvia, un bacio. Parliamo dei piedi di Meggiolini invece, a proposito di Bianchi e di Cerci, parliamo dei piedi di Meggiolini invece di sindacare sulle qualità del capitano. Questo dice Adriana che inserisce nei top D'Ambrosio. Ebbene, è il mio top. Allora, prof, Allora, fa la domanda a te. rispetto a Cerci, a me è piaciuto nell'ultima partita. Nel primo tempo ha saltato tre volte l'uomo, ha messo tre Gio ottimi dice è palloni in da mezzo. nazionale. No, Altro che no, Giaccherini. no, un attimo, è un'altra cosa. È un giocatore che ha fatto molto bene una partita. In nazionale ci va chi si conferma costantemente tutte le partite. Basta una partita per andare in nazionale, Francesca. No. Cioè, ci vuole un Quanti rendimento anni hai costante e dovuto avere affidabile. un rendimento costante per conquistare la nazionale? Ma sicuramente, cioè, tipo nella pallavolo è diverso dal calcio, però devi comunque dimostrare, non basta una partita, devi avere comunque un rendimento costante, avere tante. Anche perché l'allenatore si deve fidare. In Sì. quella situazione deve sapere che tu risponderai e devi avergli dato tante prove, non ne Però basta una o magari due, no? Quest'anno lo dimostrerà E potrà potrebbe anche quest'estate conquistarle, conquistarla, insomma, le porte in fondo sono aperte, assolutamente, no? Il a rendimento poi tutto, sul campo certo. che dice chi ci va e chi non ci va. Devo dire che a proposito di Cerci ci sono tanti messaggi che sottolineano questa Però prestazione assolutamente positiva. anche Dimmi. rispetto a Meggiorini, allora è entrato Meggiorini, il Toro ha fatto gol, non sarà Non merito di solo. Meggiorini, È però entrato, no, adesso a non parte le dobbiamo battute, è solo. entrato Meggiorini, si è stirato e è rimasto in campo fino all'ultimo, comunque dimostrando un attaccamento che non è da Esatto, tutti, questo quindi va detto, perché va sennò bene è sempre facile anche criticare, no? prendersela E credo con che sia anche Meggiorini. ingeneroso spesso vivere sulla propria pelle, magari le critiche quando uno magari gli dice non è giusto, cioè non me la merito, e, no? Beh, Che noi come tutte le giornalisti cose siamo un... c'è, vai alle stelle e ti mettono giù subito, vai alle stalle, però ecco questa cosa qua di Meggiorini che è rimasto in campo veramente tanto di cappello, cioè è un grande campione, Ha una mandato un grande messaggio persona. contro le giornaliste che scrivono di pallavolo, Paola, quindi no, perché chi No. ti porta alle stelle poi ti ricaccia alle No, no, stalle, insomma. lì deve essere, cioè siamo abituati noi, Sì. abbiamo abbastanza le spalle larghe. Si sa, noi sappiamo quello che facciamo, quello che diamo, e poi non si può vincere sempre, non si può fare sempre la partita perfetta. L'importante è uscire dal campo e essere soddisfatti di quello che si dà in quel momento lì. Poi è Certo. normale che ci sono i giornalisti e i commentatori che fanno le loro. Hanno le Valutazioni. valutazioni, Certo. ecco. Allora, andiamo a vedere un disegno che ci è arrivato da un'amica a casa. L'ha fatto Cecilia, che ha 7 anni, e è troppo carino questo disegno e ci avvicina, come dire, anche al derby. Allora, Cecilia, va detto, è figlia di due genitori che non hanno passione calcistica. Però Cecilia invece improvvisamente da un annetto a questa parte ha scoperto una passione per il calcio, per il toro più che per il calcio, che l'ha portata a fare dei disegni di questo tipo, cioè Bu-Juve, insomma, e c'è un po' il richiamo al nostro Gob perché c'è un arbitro che non è ben visto da parte di Cecilia. Quindi, prof, mandiamo un bacio a Cecilia. Anzi, Cecilia, un bacione. lo facciamo mandare da Tommy, mandi un bacio a Cecilia. Cecilia, un bacio. Sì, magari con il microfono, perché sennò ti tiriamo le orecchie e poi. Un bacio a Cecilia. Bravo, bravo Tommy. Io posso presentare mio figlio a Cecilia, se, visto che anche lui sta crescendo in questa maniera, per cui Ma lì voglio sei tu che dire. No, io sono comunque. discretamente una buona educatrice al Brava, Granata, quindi, beh, ma brava, brava. anche il papà, per cui Molto bisogna bene. far così, Sì, perché sì. così diventa Ceci con me. Super tifose. Sì. Allora, Rodriguez nei top, i tifosi all'inizio lo criticavano, occorre positività, dice Andrea.
Rodriguez, non lo vuoi scrivere? Sì, no, ci stavo pensando, ci perché pensando? Era anche un mio non top. Ti piace? Ah sì, no, no. Il rendimento non c'è di... uno, cioè si vince una volta, non c'è uno che mette un top. Ah, eccolo qui, il primo flop. Maurizio Di Cuneo dice, nei top metto Bascia, bravo, propositivo centrocampo, mi spiace, ma nei flop metto Bianchi. Allora. Prof, sei d'accordo? Ma vedi, Bianchi è giocatore che divide, è giocatore che fino a domenica scorsa... era forse, insieme al portiere, l'unico insostituibile di questa squadra, Bascia, lo dicevano i numeri. Come si scrive Bascia? Eccola lì! Con la E l'abbiamo con chiamata! La S-H! Come si scrive? Non me lo ricordo! Non mi ammazzate! S-H! H! Proprio come fosse... guarda, come fosse ecco, così sarebbe Basca, che è un altro. Senza la C? Cairo, via. Cairo sa chi comprare a gennaio, comprerà Basca, che è un giocatore che gioca magari nel Facciamo un sorrisino ecco. Per Michele. Brava, Michi. Va bene. Prof, stavi dicendo no, che Bianchi divide. Bianchi è un giocatore che divide, perché comunque è il goleador della squadra, è il ha fatto anche il sorriso, amato, però, che carina. È il giocatore che incarna anche la voglia di stare in questa società, è tanti anni che è qui, ha sempre onorato e difeso la maglia. Non è mai scappato, si è sempre preso le responsabilità, quindi è un giocatore amato. Domenica non ha fatto bene, ha sbagliato tre palle gol che sembravano facili, che soprattutto un giocatore come lui generalmente non sbaglia, e quando è uscito la squadra ha segnato. Ma al di là del ragionamento di Bianchi, mi piace sostenere il ragionamento su Rodriguez, giocatore che è arrivato per fare la riserva di Ogbonna, che è un po' come dire... che arriva a Chieri mai. Qualcuno che fa la riserva a Piccinini, cioè non allora mai. Se la Piccinini è a gamba rotta entra la sua riserva, altrimenti non capita, no? Ecco, allora Rodriguez gioca e la squadra non prende gol, e come gioca Rodriguez gioca Masiello e la squadra non prende gol, gioca D'Ambrosio e la squadra non prende gol, gioca Di Cesare e la squadra non prende gol, sono tutte seconde e terze linee, allora questo significa segno che lì la che squadra funziona. C'è il gruppo c'è, quello che dobbiamo fare è quello che forse ma è più difficile, perché a Chieri cosa succede? È arrivato nuovo l'allenatore, sono nuove quasi tutte le giocatrici tranne Indre, solo Kaite e Borgogno che è comunque un cambio. Ha studiato adesso? Penso sia più lungo. No. Se l'è scritto, c'è un foglietto lì dentro, sì, se l'è studiato, non lo sapeva mica prima. È appassionato, lo so. Grazie Francesca, è più lunga. E bravo Salvagni, adesso mi dirai di sì. Però... No, io sono molto schietta, dico quello che penso, non... No, è molto bravo. Allora non le chiediamo che cosa pensa della trasmissione. Salvagni è un altro toro, eh. Allora, ragazzi, abbiamo un amico al telefono, credo. Sì, pronto. Buonasera. Pronto? Sì, buonasera, sono Alberto. Alberto, buonasera, benvenuto. Buonasera. Io innanzitutto volevo solamente mettere nei top Bianchi, ma in particolare volevo riprendere un po' lei Turco e di più il professor Bellone. Sì. All'epoca dello scudetto del Tor 75-76 assistevo al primo spareggio di pallavolo maschile Cus Torino Panini Modena in concomitanza. E quella squadra lì, è qui che riprendo un po' di più il professor Bellone, fra l'altro anch'io sono stato ex allievo del Cavour, fantastico. Si chiamava Cus Torino, sponsorizzata Clipan e poi altre cose. Bravissimo, forza come no. E allora, visto che però, ne stiamo parlando, poi ne parleremo anche in maniera più diffusa, però l'assist non posso far gol, al museo che è stato inaugurato ieri, il Museo dello Sport, ci sono tante cose del Toro, ci sono tante cose anche della Clipan, e quindi merita andarlo a vedere, che è quello che è stato aperto in pratica sotto la curva maratona dello del stadio. Del Custorino, immagino. Com'è? Del Custorino più che della Clipan. Diciamo che c'è qualcosa marchiato Clipan, poi vedremo diciamocela. Poi vediamo una brevissima intervista del nostro amico Beruto che parla naturalmente ovviamente anche di noi, del Toro. Ci manca solo Prandi. Naturalmente. Alberto, grazie. Arrivederci. Buona serata. Beh, è chiaro che il Custorino era la società di riferimento, poi ci sono dei marchi che sono la sponsorizzazione. Loro sono Clipan e poi è stato Robby K all'epoca. Persone sono Chieri Torino e via di seguito. Certo. Per cui... Tra l'altro abbiamo poi anche una foto con Francesca che pubblicizza come meglio non si potrebbe il vostro marchio, perché proprio ha fatto una foto bellissima in cui indica il marchio del... Oh, le abbiamo pescate tutte, non tutte. Pensare. Cosa pensi? Andiamo a sentire che cosa ha detto Ventura dopo la partita di domenica. Siamo pronti? Davide, che dici? Sì? Andiamo.
Ho portato a casa 3 punti meritati, credo. Secondo, erano assolutamente importante farlo per mettere fine a quel chiacchiericcio di drammaticità del nostro campionato, ed erano importanti anche per dare una conferma, una continuità alle ultime 2 partite, no? Ultime 2 partite che sono state fatte secondo me sopra le righe. Il Torino ha fatto 1 punto più del Milan e sono 2 mesi che parliamo di drammi, di risultati, che non si vince da una vita. Quindi a volte ripeto, non c'è polemica in questo, è proprio un sorriso che mi scappa, perché è vero che il campionato è iniziato, ma è altrettanto vero che insomma, dovremmo, tra virgolette, abbiamo i punti che abbiamo, li abbiamo tutti guadagnati, nessuno ce l'ha regalato uno, e allora non posso che fare complimenti a questo gruppo che in silenzio continua a lavorare, continua a fare sacrifici, voleva vincere fino alla fine. Gente, Meggiorini si è fatto male dopo 5 minuti che è entrato e non ha voluto uscire. È un gruppo che incarna, credo, lo spirito che la maratona vuole, una squadra che vuole fino in fondo, fino all'ultimo secondo. Spero che sia una domenica importante per loro, tanto che passano 2 giorni sereni, e poi che sia una domenica importante che va a confermare che i loro sacrifici non li stanno buttando via, ma fanno qualcosa per loro, oltre che per, naturalmente, per la maratona. Allora, questo Ventura, prof, me lo commenti dopo la pubblicità? Volentieri. Prima della pubblicità però vorrei, come dire, sintetizzare un po' di messaggi, perché c'è una... È una lotta mica da ridere quella fra Francesca e Tommy, perché Francesca raccoglie messaggi, come dire, globali, cioè ti scrivono un po' tutti da tutte le parti. Tommy invece raccoglie messaggi di compagni di classe. C'è una tua amica che si chiama Federica che dice forza Juve, ma anche forza Toro. Federica è un avvicinabile. È un po' confusa. Forse. Esatto, Tommy è avvicinabile, Federica, bisogna lavorare. Devi lavorarla. E poi c'è Massimo che chiama in causa Paola, perché dice sempre grande la Strocchio, ma negli anni Ottanta lei era nata. Infatti, no, ho capito, ma non è carino Massimo, però. Io sono quasi 38 anni, quindi... Ecco, cioè hai fatto, diciamo, outing, Massimo, e con questo ci fermiamo a 28 anni. Ne ho 21, giusto? 21 anni. Ci fermiamo pochi secondi, torniamo con tante novità. Pochi secondi.